Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella con la maglia del Milan Club Cernobio, del mio amico Olivier. Saluto tutti i Milan Club d'Italia, d'Europa e del mondo, anche quello di Melbourne. Allora ragazzi, eh, abbiamo detto nel video precedente, apertura importante per Consei Sao, Sergio Consei Sao, ho visto anche, letto i vostri commenti. Detto questo, ecco, mettiamo ulteriori tasselli. Perché eh, ha parlato anche di Zerbi che sembra essere un po' rientrato nel mondo Brighton, almeno a livello di dichiarazioni. Mentre aveva detto: Vediamo il futuro, se non sono felice, eccetera, eccetera. Eh, ieri sera lui ha detto: La scorsa stagione siamo arrivati in Europa League, le aspettative erano diverse, ma mi piacerebbe restare qui al Brighton. Quindi lui dice: Io vorrei restare, dichiarazione che quindi potrebbe non allontanarlo in questo momento non risultano contatti diretti neanche esplorativi da parte del Milan in confronto di De Zerbi che rimane però una suggestione eh, al momento piuttosto nascosta eh, dall'altra parte invece eh, per quanto riguarda la panchina sappiamo che in questa fase almeno fino a ieri il Milan stava lavorando per provare a inserirsi su Tiago Motta da quello che ho registrato al momento, ripeto a oggi, non si registrano particolari aperture dall'entourage di Tiago Motta, che come sapete si è promesso la Juventus e che è molto avanti con la Juventus. A meno che la Juventus non decida di confermare Allegri, che magari vince la Coppa Italia e le cose possano cambiare. Quindi, in questo momento, sale con Seisao, scende De Zerbi. E scendo un po' anche, purtroppo, per quanto mi riguarda, Tiago Motta. Questa è la situazione, vedremo se c'erano altri sviluppi. Nel frattempo, vi ringrazio per l'attenzione. Commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi. Ancora un buon sabato, e a più tardi o a domani nel caso. Va bene? Un abbraccio a tutti e a presto.